scagnozzo del team dei malvagianti si trova in Transilvania ed è a sua altezza il conte Dracula. In fondo si vede il castello. Sento dei passi. È il conte Dracula. Siamo nella cacca. Cavolo, lui era il conte Dracula, te lo assicuro, in carne ed ossa, conte Dracula, brutto, pallido, bruttissimo, mantello, denti, ti. Ok, so, ci ho ripensato, non voglio più sconfiggere conte Dracula, voglio scappare, ok? Esatto, scappiamo. Vai, corri, torniamo indietro, attenta a non scivolare, che qua è tutto scivolosissimo. Ok, aspetta, dove dobbiamo andare? Qua sotto? No, dove abbiamo preso? Non mi ricordo. Io seguo te, non ricordo completamente dove abbiamo preso, mi sembra un labirinto. Non lo so, lui, l'importante è andarcene via. Okay. Ok, adesso mi ricordo qui, e dove c'era il camino, dove c'era la libreria con la porta chiusa. Ok, lui è la strada giusta. Ciao, parente di scheletrini, sei molto più brutto e inquietante di lui. Andiamo. Qui, la porta adesso è aperta. Sì, dai, possiamo scappare. Mamma mia, che paura. Prendi il pugnale, il legnetto. Giusto, hai ragione. Aspetta. Ok, sì, con questo lo dobbiamo pugnalare. Ok. Ma perché non sta arrivando? Dove è finito? Lui, ho capito perché non esce. Perché? Perché è un vampiro. E i vampiri non possono stare fuori con la luce del sole, perché si indeboliscono e perdono i loro poteri da vampiro. Non lo so, comunque si sa, i vampiri non possono vedere la luce del sole, per questo sono così pallidi. Hai ragione, ma allora sei un piccolo genietto. Ti sottovalutavo, carciofina mia. Ti dirò di più. Noi adesso lo stuzzicheremo e gli faremo una trappola. Lui uscirà e così, appena vedrà la luce del sole, si scioglierà. Cioè, non lo so se proprio si deve sciogliere, però comunque si indebolirà. Sei un genio, io ti adoro. Grande. Ok, ma adesso come lo vuoi attirare fuori? Ci penso io, voi maschi siete tutti stupidi. Aspetta, porta di legnetto, ti servirà. Ha funzionato! Lui è scappato a gambe levate! Andiamola a prendere! Aspetta! Cosa sono questi? Sono i suoi canini! Lui ha perso il suo potere per sempre! Sono i canini da vampiro! Non ci credo! Lui adesso è una persona umana normalissima, non è più un vampiro! E tutto questo grazie a noi, ovvero grazie a me! E tutto questo è incredibile! Abbiamo salvato il Team Trote! Abbiamo salvato noi, abbiamo salvato l'umanità! Nessuno diventerà un vampiro schiavo di quello stupido! Abbiamo vinto! Lui! Siamo fuori, abbiamo liberato il castello. Signoresse, abbiamo vinto il primo cattivo del team dei malvagianti. Come la mettiamo? Siamo indistruttibili. Siamo pronti per il prossimo nemico e soprattutto per sconfiggere te, signoresse. Non ci avrai mai. Questo mega speciale di Halloween si può concludere qui. Cioè, siamo partiti da un paesino della Sicilia per arrivare fino in Transilvania per vedere il castello. Abbiamo fatto tutto questo solo ed esclusivamente per voi, per farvi divertire ancora una volta. E penso che questa sia stata una delle esperienze più pazze che abbiamo mai realizzato. Se volete sostenere il canale e vedere nuove avventure super pazze, iscrivetevi, condividete e abbonatevi al canale. Comunque adesso il castello è libero dal conte Dracula, quindi nel caso in cui voleste venire, vi aspetta. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, perché abbiamo fatto delle foto davvero spettacolari e spaventosissime. Ci trovate come @ contro te, sofi.scalia e luigi.calagna. E noi ci vediamo domani, perché ogni giorno è insieme a me. È contro te. Ciao!